Il servizio del noto programma Le Iene ha creato un vero putiferio sia nelle istituzioni che nell'opinione pubblica e nella classe politica calabrese e locale. Le difficoltà, le carenze degli ospedali di Polistena e di Locri si sanno oramai da tempo, ma nessuno è intervenuto per dare una sterzata seria per risolvere questi problemi, a volte drammatici, che si perdono nel tempo. Poi quando un programma di successo come quello delle Iene punta i riflettori su queste due realtà si innesca un ciclone mediatico dagli effetti indefiniti. Salutari ci auguriamo per tutta la sanità reggina, dove il rimbalzo delle responsabilità è il gioco preferito della classe politica attuale, che dovrebbe risolverli anziché giocarci al rimbalzo. Tra difficoltà immense, carenze di personale, di attrezzature strutturali, ci sono dei medici, come il primario di radiologia di Polistena, Gian Domenico Cordopatri, che quotidianamente lottano per una sanità pubblica migliore, che sia all'avanguardia e rispondente alle esigenze di medici e pazienti, ma che si scontra inevitabilmente con un'ASP, quella di Reggio Calabria, al totale sbando, senza una guida, acefala. La fiducia e la tenacia sono il verbo preferito del responsabile di radiologia, che non si abbatte e rilancia. Ci sono delle cose che non vanno in un'ASP, vanno denunciate giornalmente. C'è da dire che da più parti mi viene detto, a me che insomma sono qui soltanto da 9 anni, che queste cose si sanno da parecchio tempo, cioè non sono delle novità. E da 15 anni si sa che praticamente non ci sono bilanci e che l'ASP vive in uno stato di disordine, diciamo. E poi diciamo che c'è da dire che non tutto quello che è stato detto è stato poi riportato, nel senso che per quanto riguarda attiene l'ospedale di Polistena, è vero, noi abbiamo avuto una interruzione di servizio lunga, che è durata 30 giorni, ma questo è successo perché abbiamo cercato proprio di fare il contrario, cioè di tutelare i soldi degli contribuenti, nel senso che per riparare un'apparecchiatura ci sono stati richiesti tanti soldi, un terzo rispetto al costo dell'apparecchiatura stessa, che è un'apparecchiatura nuova, e si è instaurato quindi un braccio di ferro tra la ditta che doveva avere in manutenzione l'apparecchiatura e l'azienda. Perché non ci sono i contratti di manutenzione? A me è stato detto che c'erano stati dei problemi anche a livello di contrattazione con i sindacati. Io adesso non so di preciso cosa è successo nel 2018, però so per certo, perché mi è stato detto, che purtroppo non è stato possibile fare i contratti di manutenzione. È comunque una spesa che superi un certo limite, mi pare di capire, che non può rientrare nel contratto di manutenzione. Poi per quanto riguarda le apparecchiature, stiamo facendo la gara per la nuova TAC. Io mi sto spendendo tra l'ospedale di Locri, l'ospedale di Polistena, sto facendo turni notturni, di pomeriggio, di notte, di mattina, per garantire i due servizi insieme ad altri colleghi. E al contempo mi sto adoperando per finire questa gara, per finire, diciamo, la commissione tecnica. Però insomma le cose si stanno facendo. La risonanza magnetica è stata acquistata. Non è stato detto, non mi hanno fatto dire, i signori delle Iene non mi hanno fatto dire perché non è stata ancora installata a Polistena. Io questo penso di poterlo dire, nel senso che non è una cosa, diciamo, che va contro la mia azienda. Non è stata ancora installata perché una risonanza magnetica non è un'apparecchiatura normale, è un'apparecchiatura che richiede una progettazione particolare, richiede più locali. Inizialmente era stato individuato un sito fuori dal reparto di radiologia, nel reparto di laboratorio, ed è impensabile realizzare un'opera del genere in un altro reparto, distante dalla radiologia, con il caos di ogni giorno dovuto all'affluenza di pazienti che hanno bisogno di esami del sangue e di risonanza magnetica. Allora abbiamo pensato a un sito all'esterno dell'ospedale, per realizzare il quale è necessario fare edificare proprio un'ala, e ci stiamo adoperando al fine di costruire questa ala che dovrà ospitare la risonanza magnetica. Ci vorrà del tempo,
però noi nella radiologia di Polistena non abbiamo gli spazi per installare in questo momento la risonanza magnetica. Abbiamo fatto veramente delle cose di cui io vado fiero di me e dei miei ragazzi, perché quando io sono arrivato qua si facevano a stento con una macchina, che è un'ottima macchina, 2000 esami all'anno. Da quando ci sono io vengono fatte 12.000 prestazioni, è una macchina che è data 12 anni, nonostante sia una macchina vecchia, ci permette di fare circa 30 esami al giorno. E questo cosa dimostra? Dimostra che se c'è il personale, se ci sono le apparecchiature, i calabresi lavorano. I calabresi non è vero che non lavorano oppure che si lasciano sopraffare dalle situazioni. Laddove si realizzano le condizioni per dare servizio, il servizio viene dato.